grave, è un fatto grave perché ogni qualvolta si impedisce l'espressione del pensiero di chiunque lo voglia esprimere, è un segno di non civiltà, non è degno della nostra democrazia. Alla ministra Roccella ho espresso la mia personale, ma anche politica, solidarietà a lei e a tutte le persone che con lei non hanno saputo, potuto prendere parola, ma anche all'organizzazione degli Stati Generali della Sanità, Gigi De Palio, che sempre ha invece costruito questo come un luogo di dibattito, di confronto sui temi, non sulle posizioni ideologiche e politiche. La politica si è spesso nascosta dietro a questi conflitti di destra e sinistra, creandosi reciprocamente l'alibi per non far niente. Noi abbiamo portato a casa il risultato quando abbiamo saputo lavorare sulle convergenze e questo ha dato dei segni importanti anche economici. Una riforma come l'assegno unico universale che non è mai stato di fatto dismesso nemmeno dal governo successivo.